Cari amici, buonasera, eccoci qui, salutiamo Roberto che ha appena finito. Bene, diamo subito spazio agli amici che si stanno collegando per farci capire, come sempre, se la qualità è quella ottimale per poter raggiungere il nostro obiettivo. Stefania, buonasera, eccola la nostra prima collegata. Bruna, buonasera. Buonasera Silvia, grazie per tutto quello che stai facendo per noi. Bene, datemi soltanto un feedback sulla qualità, se la qualità dell'audio e del video sono buone. Buonasera Giuseppe, buonasera Iris, buonasera Simonetta, eccoli che arrivano tutti gli amici. Francesca, buonasera, come stai? Allora, vediamo un po'. Alessandra, buonasera, com'è la qualità? Datemi un feedback su questo, poi iniziamo subito. Perfetto, benissimo, spettacolo. Allora, questa sera parleremo di un argomento un po' particolare. Buonasera Odette, diamo intanto il tempo agli amici di collegarsi che stanno arrivando uno dietro l'altro. Vedo e sento bene, benissimo Giuseppe, grazie mille per il feedback. Buonasera Giovanna, buonasera Bruna, si sente bene, perfetto. Ciao Claudia. Benissimo, allora dicevo, questa sera quindi tratteremo un argomento particolare. Grazie Simonetta. Grazie Stefania, ciao Bruna, ottima qualità, benissimo. Ciao Alessandro, si sente bene? Quindi vabbè, possiamo quindi iniziare. Ciao Marta. Allora, un argomento particolare, molto particolare perché quando si parla di peso si pensa sempre e soltanto al cibo. Bene, il cibo è una delle cause dell'aumento di peso, cioè è l'ultima causa, perché se mangio, se ingurgito, se metto dentro. Buonasera Maria Grazia, buonasera Antonella, buonasera Odette, ci siamo tutti, benissimo, il gruppo sta crescendo velocissimamente. Ciao Cinzia, Mascia, buonasera, eccola che arriva. Ok, Alessandro, l'audio e video perfetti, benissimo. Dicevamo quindi, il cibo è quello che ci fa pensare al grasso, quello che ci fa pensare al mettere i chili. Sì, infatti è perché mettiamo cibo nel nostro corpo che dall'altra parte, buonasera Tina, dall'altra parte il nostro corpo reagisce magari ingrassando. Però alla base c'è qualcosa di molto più profondo e stasera analizzeremo proprio quello, andremo a fare un lavoro molto molto profondo su quelle che sono le cause non apparenti, ma le cause vere dell'aumento di peso e soprattutto della impossibilità di perderlo certe volte, perché a quante di voi, buonasera Margherita, buonasera Donatella, buonasera Giusy e Tina. Bel gruppo, siamo già 40, benissimo, il gruppo sta crescendo velocissimamente. Dicevamo, a quanti di voi è capitato, magari, qui datemi un feedback, di andare da un nutrizionista, da un coach, da un dietologo e andare a chiedere, buonasera Daniela, un'alimentazione, di andare a fare appunto una visita, un controllo per poter iniziare ad alimentarsi in modo sano. Perché ovviamente voglio magari mettermi in forma, magari ho qualche chiletto da perdere o magari qualche chilo in più. Buonasera Katia. E una volta che il nostro nutrizionista, il nostro dietologo ci ha dato l'alimentazione, ci ha fatto magari tutte le misurazioni, abbiamo fatto tutte le analisi, abbiamo fatto tutti i controlli, iniziamo la dieta. Però poi puntualmente quella dieta non funziona. È capitato a qualcuno che questa dieta famosa non funziona? Magari cambio anche dieta, cambio anche nutrizionista, ma la dieta continua a non funzionare. È mai capitato? Baba, buonasera. Buonasera Donatella. Laura, buonasera. Ci siamo tutti, un bel gruppetto davvero questa sera. Quindi, dicevo, è capitata una cosa del genere? A chi è che è capitato di fare un percorso del genere? Cioè, inizio la mia dieta, inizio a nutrirmi. Buonasera Flaminia. Inizio a nutrirmi in un certo modo. Buonasera Filippa. Simonetta dice sempre. Beh, sempre no. Però voglio dire, può capitare una cosa del genere. A chi altro è capitato? Ciao Flaminia. A chi altro è capitato una cosa del genere? Cioè, io inizio un percorso con tanta buona volontà, con tanta determinazione. Mi faccio fare anche un'alimentazione che sia calzante con le mie necessità, magari se lavoro fuori, se faccio un lavoro particolare, se ho delle esigenze particolari. Marina, buonasera. E poi questa alimentazione, nonostante sia fatta a mia immagine e somiglianza,
E arrivo lì il mese successivo a fare il controllo e magari non ho perso i chili che dovevo perdere. A chi è capitato? Simonetta mi dice sempre, qualcun altro? A me la dieta funziona in realtà, ma poi nel tempo riprendo i chili persi. Ok, questa è un'altra caratteristica, un'altra sfaccettatura che analizzeremo bene. Io, ma a me piace mangiare. Beh, mangiare piace un po' a tutti, Maria Grazia. Funziona per un po' e poi non la seguo più. Perché non la seguo più? Perché mentre sto andando avanti con la mia alimentazione, buonasera Imma, eccola, come stai? Perché mentre sto andando avanti con la mia alimentazione, poi non la seguo più, oppure riprendo i chili. Se diventa uno stile di vita e mangio sempre allo stesso modo, questi chili non li riprendo. Però, stranamente, o non la seguo più, oppure, vediamo se è capitato a qualcun altro una cosa del genere, tutta la giornata faccio la mia, sana alimentazione, arrivo la sera, magari quando tutti dormono, e vado nel mobile dove tengo biscotti, dolciumi e cose del genere, ci metto dentro le mani e mi riempio di quelle sostanze che mi fanno ingrassare, chiaramente. A qualcuno è capitata una cosa del genere? Io mi stanco subito, resisto pochi giorni, dice Antonella. Anche questo, perché mi stanco subito? Se sono consapevole del fatto che quella dieta mi rimetterà in forma, che porterà di nuovo ad avere, mi porterà ad avere quel corpo che desidero, mi porterà ad avere quello stile che desidero, mi porterà ad avere una salute, cioè, che stia bene, cioè, non soltanto per un fatto estetico, ma mi aiuterà anche dal punto di vista della salute. Perché poi non la faccio? Perché poi non la seguo? Perché metto le mani nel mobile? Idem, dice Donatella. Antonella, buonasera. Elga, buonasera. Eccola, siamo tutti nella stessa barca, dice Simonetta. Allora, io partirei un attimo dalle origini. Io posso digiunare tutto il giorno e la sera disastro. E beh, la sera disastro, bene. La sera disastro, vedremo anche perché la sera proprio, cioè non durante la giornata, ma la sera, quando mollo le barriere della razionalità. Andiamo a capirlo insieme. Allora, io innanzitutto partirei. Ciao, noi donne siamo penalizzate anche dalla fase ormonale. Continua a saltare la connessione, dice Antonella. Qualcuno salta o soltanto ad Antonella? Dice Bruna, per non riprendere tanti chili, il giorno dopo una bella mangiata faccio un giorno di frutta e verdura, ma è dura. Ok. Strategie. Il punto è, abbiamo detto come ho messo nel titolo questa sera, controllo del peso e ipnosi. Allora, dice Maria Grazia, dottore, stasera la sto ascoltando in attesa che mi dica un metodo che mi permetta di mangiare e perdere peso. E beh, anche quello esiste, anche quello c'è, il metodo più mangi più perdi, ma il punto non è tanto, Maria Grazia, mangiare e perdere peso, il punto è capire quali sono le motivazioni inconsce che mi mettono in condizioni di sballare tutto. Ti metto in condizioni di non seguire quel qualcosa che razionalmente vorrei seguire, quel qualcosa che razionalmente voglio fare, l'ho scelto io, sono andato io dal nutrizionista, ma poi inconsciamente qualcosa parte e mi fa sballare. La sera è una fame compulsiva, ok, fame compulsiva, cosa vuol dire fame compulsiva? Anche a Masha salta la connessione, Patrizia mi dice no, Elga mi dice a me non salta, mi auguro che si stia vedendo bene, che sia soltanto un problema di connessione locale. Flaminia mi dice, sono entrata dalla tua pagina, molto interessante. Ok, perfetto, benissimo. Grazie Flaminia, gentilissima. Questo link l'abbiamo creato apposta per avere una comunicazione diretta con me. Non voglio più mettere link, non voglio più fare. Siamo qui per fare divulgazione, non promozione. Chi volesse parlare con me, c'è comunque una possibilità. E dicevo, quindi capita questa cosa. Quindi tutti dicono, Simonetta ha detto, siamo tutte nella stessa barca. Andiamo a capire però che mette in condizione il nostro organismo di avere delle pulsioni, di avere delle reazioni di un certo tipo. Anche Claudia dice salta la connessione anche a me, peccato, mi dispiace, io ho massima connessione, non saprei cos'altro fare, mi dispiace davvero, io chiedo sempre per questo, si vede, tranquillo, perfetto, vado avanti. Sarà un problema forse di connessione locale dove qualcuno, a qualcuno sta. Allora, io direi entriamo nel vivo, entriamo nel vivo. Facciamolo andando all'origine, andando alla fonte. Un problema importante che si scatena,
si scatena già nella fase o meglio, dell'infanzia, neanche dell'adolescenza. Perché? Perché il cibo molto spesso viene dato già da piccoli in compensazione a qualcos'altro. Non so, siete genitori, chi è che è genitore? Che mi dà questo feedback? Compulsiva nel senso che non mi sento mai sazia, mangerei sempre. Infatti, c'è brutto tempo, dice Elga, potrebbe essere per questo. Dicevo, quindi chi è genitore di voi? Chi è genitore? Sicuramente quello che sto per dire, buonasera Giovanna, lo capisco immediatamente. Bambino piccolo, inizia a piangere. Cos'è che gli diamo per farlo stare zitto? Per evitare che pianga? Chiaramente, molto spesso, gli si dà da mangiare, perché chiaramente il piangere potrebbe essere un sintomo di fame, cioè lui sta esternando una sua esigenza. Quando un bambino fa i capricci, con che cosa lo gratifichiamo? Cos'è che gli diamo per far sì che lui stacchi la spina e tolga l'attenzione da noi? Lui chiede attenzioni e noi come lo ripaghiamo? Magari con del cibo. E magari con del cibo spazzatura, con dei dolci, con delle barrette, dei pezzi di cioccolata, cose del genere. Questa compensazione che noi stiamo attivando, cosa sta facendo? Il genitore adulto, il ciuccio, dice Raffaella Caporaso, il ciuccio a volte zucchero da piccola per farmi stare tranquillo, infatti. È una compensazione però nociva, perché io genitore, per dedicarmi a qualcosa che mi interessa di più in quel momento, quindi per avere libero quel momento, metto a tacere il piccolo attraverso una compensazione, attraverso il cibo. Quindi il cibo in quel momento cosa sta diventando per mio figlio? Sta diventando il sostitutivo dell'attenzione, dell'affetto, delle coccole. Questa cosa, se si reitera, quindi torna più volte, nel tempo sostituisce in modo oggettivo quella mancanza. Quindi mio figlio ha bisogno di coccole, ha bisogno di carezze, ha bisogno di attenzioni, sta piangendo perché richiama l'attenzione, sostituisco quella situazione, quella esigenza che lui ha, magari l'affetto o addirittura la persona, sostituisco la mia presenza con del cibo. Questa sostituzione crea un ancoraggio, ed è un ancoraggio che molto spesso si va a radicare in modo molto molto profondo e che mi porto dietro per tutta la vita. Ogni qualvolta mi mancherà qualcosa, mi mancherà l'affetto, mi mancherà la presenza, il genitore, mi mancherà, andrò a compensare con il cibo. Perché? Perché mi è stato indotto sin da bambino. È il più grande errore che possiamo fare. Perché quell'ancoraggio ce lo portiamo avanti per tutta la vita. Vi voglio fare un esempio. Il meccanismo del condizionamento di Pavlov, che è stato colui che ha inventato le tecniche di condizionamento classico, sono quelle che si studiano oggi in psicologia e che si applicano ancora oggi per l'addestramento degli animali, per la manipolazione negli esseri umani a grandi livelli. Cosa faceva cosa prevedeva questa tecnica? Arriva il cane. Al cane faccio vedere il cibo. Nel momento in cui faccio vedere il cibo, il cane inizia a salivare perché ha fame e quindi il cibo genera la sua salivazione. Quindi cibo, salivazione. Nel tempo, prima del cibo, veniva inserito un qualcosa di diverso, il suono di un campanello o l'accensione di una lampadina. Quindi dopo l'accensione della lampadina seguiva il cibo. Quindi avevo creato una compensazione. Ok, stavo condizionando il cane, ogni qualvolta lui vedeva la lampadina, sapeva che seguiva il cibo e iniziava a salivare, al punto tale che togliendo il cibo, già soltanto vedendo la lampadina, il cane salivava, avevo compensato. Nel condizionamento invece operante di Skinner, questo concetto va avanti, perché? Perché io domestico il mio cane dandogli una ricompensa, quindi se lui fa una certa azione io gli do il contentino. Quel contentino è sempre la compensazione. Lui arriva, mi porta il giornale, io gli do la caramella. Uguale nell'essere umano. Il bambino piange, se non piangi ti do la caramella. Ma questo meccanismo compensatorio lo abbiamo sempre attivato anche a livello punitivo. Perché com'è che puniamo nostro figlio se fa i capricci a tavola? Vai a letto senza cena. Quindi io utilizzo il cibo come compensazione positiva, e quindi gliene do in abbondanza per compensare un qualcosa che ha fatto,
o come compensazione sottrattiva per punirlo. Al cibo quindi vado a legare due cose fondamentali che lavorano sull'autostima, che lavorano su quelli che sono i suoi valori, i suoi sentimenti. Il cibo nel tempo diventa un meccanismo compensatorio sia additivo che sottrattivo, sia quindi come premiazione, come premio per un qualcosa di fatto, sia invece come sottrazione, cioè te lo tolgo per qualcosa che hai fatto male o che non hai fatto. O come sostituzione quindi al genitore, alla carenza d'affetto. Nel tempo questi meccanismi compensatori si andranno ad ancorare in modo profondo. Perché vi faccio questo tipo di discorso? Perché dobbiamo capire un concetto, che nel momento in cui si crea un ancoraggio, qualsiasi esso sia, l'ancoraggio non si crea a livello razionale, l'ancoraggio si crea a livello inconscio. E posso fare tutte le diete del mondo, perché se quella alimentazione che sto facendo va a toccare delle leve che sono generate a livello di ancoraggio inconscio profondo, razionalmente voglio dimagrire, inconsciamente partono degli stimoli che mi fanno andare a mangiare. E potrò razionalmente fare tutte le diete che voglio, cambiare tutti i nutrizionisti che voglio, avere tutte le finalità positive del mondo, non dimagrirò mai. Mettiamoci in testa questo. Quindi quando parliamo di ipnosi e controllo del peso, parliamo di un discorso molto più profondo della parte razionale, perché sappiamo bene che l'ipnosi va a lavorare a livelli molto più profondi, e tra poco ci arriveremo. Andiamo però a capire quali sono i meccanismi compensatori. Allora, io voglio vedere un attimo se ci sono delle domande fin qui per capire se è tutto chiaro. Quindi Elvira mi dice: buonasera, prima volta che la seguo, ho letto l'ipnosi per perdere peso, buona l'idea, si può fare? Certamente sì, Elvira, se questa sera segui questa diretta capirà bene come si può fare con l'ipnosi per perdere peso. Maria Basile, buonasera. Filippa dice: appunto, sono genitore, quindi Filippa, questo meccanismo che sto illustrando, chi è genitore mi potrà capire di cosa sto parlando. Quindi zucchero da piccolo per farmi stare tranquilla. Buonasera Stefania, Maria. Vero, compensiamo male, dice Giovanna. Sì, verissimo, proprio così. Buonasera Viviana. Oddio, allora sto proprio rovinata, sono troppe le cose che mi mancano. E beh, buonasera Alessio. Grazie mille, sei gentilissimo. I cani si addomesticano, si addestrano con il biscottino. Biscottino o qualsiasi altra cosa è sempre una compensazione. Cioè io sto compensando, gli sto dando un qualcosa in cambio di qualcos'altro. Quando questo qualcosa è il cibo prende un valore che va oltre il soddisfacimento di un bisogno fisiologico. Perché il cibo nasce come soddisfacimento di un bisogno fisiologico, cioè riempire lo stomaco, alimentarsi per sostentarsi. Il cibo va oltre e quindi è quello che ci rovina. Quindi, molto interessante, esatto, interessantissimo, fino a qui ci siamo. Io da piccola mangiavo i cioccolatini Kinder, in effetti me li sono ritrovata per tutta la vita nei momenti tristi, perché hanno creato un meccanismo forte, magari venivano dati in un momento triste, e quindi quel cioccolatino andava a sostituire che cosa? Nel momento triste di cosa avrei avuto bisogno? Di un'emozione, avrei avuto bisogno di una presenza, avrei avuto bisogno di qualcos'altro, cioè quel qualcosa che riempiva quel momento. Se invece di darmi quello di cui avevo bisogno mi davano il cioccolatino, quel cioccolatino ha sostituito quell'emozione, e quindi per tutta la vita, ogni qualvolta avrò quella mancanza, l'ancoraggio mi porterà a richiedere il cioccolatino, mi porterà a richiedere il cibo. Sono meccanismi di base, perché partono da qui tutte le nostre compensazioni. Adesso andiamo a vedere quali sono le compensazioni, quali sono le motivazioni, ma deve essere chiaro che il meccanismo è molto più profondo della razionalità. Buonasera Stefania, buonasera Fedora. Raffaella domanda: ma non è perché voglio dimagrire con la logica e non riesco a farmi seguire dall'emotività? Sì, infatti logica ed emotività non vanno d'accordo, perché la logica mi dice voglio dimagrire, razionalmente sono convinto di voler dimagrire, l'emotività non sa verità, bugia, devo dimagrire perché devo dimagrire, conosce soltanto degli ancoraggi, conosce soltanto delle suggestioni che gli sono arrivate, si sono ancorate, dei traumi magari, e di lì chiaramente lancia degli stimoli senza tener conto della parte razionale. Se si hanno queste mancanze, perché allora in alcuni momenti della vita si riesce a dimagrire lo stesso, perché magari in quel momento non ho quelle carenze. Riesco a dimagrire nella vita, fateci caso, faccio un'altra affermazione, capiamo un attimo, cerchiamo di capire se quello che dico vi risuona. Quando è che nella vita riesco a dimagrire più facilmente? Quando sono più sereno, quando sono più rilassato. Se sono in un momento invece dove emotivamente sono coinvolto, purtroppo vado a compensare. Per esempio,
Il meccanismo compensatorio potrebbe essere anche un meccanismo di riempimento di un vuoto. Per esempio, nel momento in cui viene a mancare un caro, quello molto spesso è un momento in cui vado a compensare con il cibo. E lì chiaramente sto facendo un grande errore, perché non posso pensare di compensare la mancanza di un caro, di un genitore, di un parente, di una persona a me vicina attraverso il cibo. Cioè, sto riempendo un vuoto, ma con qualcosa di sbagliato. Cioè, sto riempendo un vuoto affettivo con il cibo, che non solo non riempie il vuoto, ma disgrega, distorce e anche modifica in modo negativo il mio corpo. Quindi mi porta via anche il corpo e la salute. Quando sono nervosa, triste, mangio anche se non ho fame. Infatti, perché ho uno scompenso emotivo. Il mio inconscio non si diverte nemmeno un po'. E beh, immagino. Anch'io. Verissimo, vero, io sono dimagrita quando ho perso mamma. Beh, lì si possono innescare degli altri meccanismi. Il meccanismo può essere compensatorio, ma anche farmi andare via la fame, perché in quel momento non ho per niente fame. Allora, a livello inconscio non esiste una regola. La cosa fondamentale da comprendere in questa prima fase, poi andremo avanti e vedremo, vero, mio marito facendo così, ok. Lo sono emotivamente in tensione, almeno personalmente. Perfetto. Allora, la cosa da capire in questa prima fase, poi andremo avanti, andremo a vedere tutte le logiche, è che la fame non sempre è razionale, perché razionalmente voglio fare la dieta, il dietologo mi dà la dieta che è perfetta, le diete che vi danno i nutrizionisti sono fatte su misura, sono fatte con dei calcoli, non esiste la dieta sballata, le diete sono giuste, è che non le metto in pratica, quindi quando vado a fare il controllo, se non ho perso peso è perché ho innescato dei meccanismi compensatori che non mi hanno permesso di seguire la dieta, perché se le dite, se le seguo, alla fine perdo peso, perché è un fatto di calcolo, tutto fatto in modo preciso. Il problema è che non seguo la dieta, ma non razionalmente la vorrei seguire. Inconsciamente partono degli stimoli, partono delle suggestioni che mi mettono in condizioni di andare a mangiare in modo smodato. Se abbiamo chiarito questa parte, andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono i meccanismi compensatori e quali sono le motivazioni che sono alla base in un percorso di compensazione, per poter andare a capire anche razionalmente cosa accade inconsciamente. E poi andremo alla fase 3, andare a capire come risolverli. Quando sono nervosa non mangio, dice Antonella, beh, è fortunato chi ha questo tipo di reazione, perché non tutti hanno questo tipo di reazione. Dice Chiara, anzi, proprio perché è un obiettivo per la logica, sappiamo benissimo che l'inconscio se ne serve per nutrirsi di emozioni, date proprio dall'insuccesso. Sicuramente, i meccanismi compensatori sono tanti, lo vedremo, analizzeremo anche le 12 tipologie di fame emotiva, secondo il dottor Roger Gould, che ha scritto un libro bellissimo che è Shrink Yourself, dove parla proprio delle 12 tipologie di fame emotiva. Questa sera le analizzeremo. Andiamo a capire però quali possono essere alcuni passaggi fondamentali da tenere presente. Allora, nella vita noi abbiamo il calcolo calorico, no? Tutti facciamo il calcolo calorico, però dobbiamo considerare una cosa, che a parità di calorie ci sono alimenti che generano delle reazioni, altri alimenti che generano altri tipi di reazioni. Faccio un esempio. Se devo mangiare 1800 calorie e mangio proteine, carboidrati integrali, quindi pasta integrale, riso integrale, cereali, eccetera, oppure con le stesse 1800 calorie mangio zuccheri, quindi zuccheri raffinati, dolciumi, alimenti spazzatura, a parità di calorie, quindi ingerisco le stesse calorie, con i cibi giusti non ingrasso perché il mio fabbisogno, con i cibi sbagliati ingrasso lo stesso. È stato scientificamente provato, ultimamente hanno lanciato un video straordinario con un test fatto in America da una persona che si è, diciamo, sottoposta a questo esperimento e ha visto che ingerendo le stesse calorie, ma semplicemente mettendo nella sua alimentazione lo zucchero insieme ad altri quattro alimenti sono i 5 veleni bianchi. Questo ve lo do come suggerimento. Io questa sera non mi sostituisco ai nutrizionisti, assolutamente non è il mio lavoro, per cui faccio una premessa. Ognuno va dal suo nutrizionista, si fa fare la sua alimentazione, fa la sua visita, fa tutte le analisi, gli accertamenti. Una volta che ha l'alimentazione giusta, io posso essere d'aiuto, o i nostri sistemi possono essere d'aiuto per portarla avanti. Quindi adesso ci arriveremo, ma è importante questo concetto. Vi do dei piccoli suggerimenti, poi il resto andremo a lavorare per quello che è la mia competenza. Non sono
né un nutrizionista, né un medico, né un alimentarista, non è mio compito. Questo suggerimento mi sento di darvelo, perché i 5 veleni bianchi vanno eliminati dalla nostra alimentazione. Quindi lo zucchero bianco, zucchero raffinato, è uno dei più grandi veleni, ok? Sono quei veleni che addirittura diventano cancerogeni nel tempo, protratti nel tempo, perché creano all'interno del nostro organismo dei meccanismi per i quali il corpo diventa sempre più acido e quindi in un corpo acido si sviluppano anche i tumori. Comunque, detto questo, i 5 veleni bianchi, zucchero bianco, sale, farina bianca, la farina 00, la farina raffinata, è un veleno mortale. Il latte e i formaggi. Il latte non è fatto per l'essere umano, il latte è nato per alimentare i piccoli di ogni specie. Il latte materno per i piccoli umani, il latte materno della mucca per i piccoli vitellini. L'industria alimentare col latte ci ha fatto un business da miliardi di euro, di miliardi di dollari all'anno. Quindi il latte porta conseguenze straordinariamente negative. Già eliminando questi 5 veleni bianchi facciamo un grande lavoro. Ma torniamo a quello che è l'argomento della serata. Quindi, allora, dice Fedora, quando mia figlia era in ospedale, in un mese ho perso 16 kg e credimi, ora non ero serena per niente. Beh, lì scattano altri meccanismi dove veramente la fame va via. Cioè, quindi non è il meccanismo compensatorio, ma un fabbisogno. Ma sto eliminando l'alimentazione, cioè non mi nutro per un'altra motivazione, ma ci arriviamo, adesso le vedremo tutte quante le tipologie di fame emotiva o di non cibarsi, perché il non cibarmi mi sta punendo. Quindi se in quel qualcosa che sta accadendo c'è una mia responsabilità, o meglio presunta, perché io penso che ci sia una mia responsabilità, posso punirmi anche non mangiando, quindi sottraendo il cibo, perché se da piccolo sono stato abituato, hai fatto il cattivo, vai a letto senza cena, nel momento in cui io mi sento responsabile in un evento che sta accadendo, posso anche compensare al contrario, eliminando il cibo. La fame va via perché sono stato abituato con quel tipo di ancoraggio da bambino, dove il cibo me lo toglievano perché avevo fatto il cattivo, andavo a letto senza cena. Il cibo ha una doppia valenza, l'abbiamo detto, può creare due tipi di ancoraggi. Quindi, poi ogni caso è un caso a sé. Noi dobbiamo capire i meccanismi inconsci che sono dietro il non mangiare o il mangiare in modo smodato. Filippa dice, è saltato tutto, argomento molto interessante, io vi chiedo un po' di pazienza col cattivo tempo, io ho linea piena, quindi mi sembra strano per quanto mi riguarda, ma posso chiedervi ancora conferma, si vede bene, si sente bene? Giovanna dice, un po' di zucchero nel caffè ce lo devo mettere, benissimo, pure non riesco a berlo amaro, ma anch'io metto lo zucchero nel caffè, però ho limitato i caffè. Cioè, durante la settimana non mangio dolci, non mangio schifezze, cioè cerco di fare un'alimentazione sana e poi un giorno a settimana mi lascio andare. Buonasera Maria, buonasera Elisabetta, buonasera Marina. Zucchero di canna, ok, io qui prendo la palla al balzo con questa osservazione di Francesca per darvi un altro parametro. Zucchero di canna non è lo zucchero di canna che troviamo nelle bustine al bar. Zucchero di canna è lo zucchero di canna grezzo, quello che compri nelle boristerie, eccetera, eccetera. Quello sì, è zucchero di canna. Ma se prendo lo zucchero di canna nelle bustine al bar, quello è zucchero bianco, quindi già nocivo, cristallizzato, quindi per rendere quel colore che sembra di canna, viene portato ad alte temperature, quindi ancora più nocivo. Quindi se dovete mettere lo zucchero, mettete quello bianco. Quello di canna del bar fa male, ancora peggio. Quindi usa dolcificante di canna, o canna da zucchero, o canna da zucchero. Il dolcificante fa male per altre cose, non è calorico ma fa male per altre cose. Canna da zucchero, se è quello originale, non quello delle bustine, va bene. Usa la stevia va bene. In giro invece no, si vede bene, sente bene, il dolcificante fa vomitare, distorce il sapore del caffè, sono perfettamente d'accordo, ora si sente bene. Ok, si sente bene, buonasera, si vede, si sente bene, buonasera Sabrina. E lo so, girava da tempo che zucchero bianco caramellato, infatti è così. Allora, adesso chiusa questa prima parentesi, passiamo alla seconda. Donatella beve il latte, ahimè, sono scelte, però l'importante è avere un minimo di consapevolezza. Ripeto, io non mi sostituisco. Allora, detto che l'alimentazione la fa il nutrizionista, la fa il dietologo, la fa il professionista del settore, il miele fa bene, sono calorie, ma sono calorie buone, quindi si potrebbe utilizzare il miele. Meglio l'agave, sì, sono tutte, i dolcificanti naturali fanno bene, è tutto ciò che è chimico che fa male proprio per la salute, a parte le calorie, perché le calorie devo sempre calcolarle, perché se mangio un barattolo di miele mi fa ingrassare, se mangio un cucchiaino non è così,
I 5 veleni bianchi io ve li ho dati semplicemente per mettervi in allerta. Quelle 5 cose vanno eliminate se voglio stare, tra virgolette, bene, se voglio evitare delle problematiche. Tra di voi, qui stasera ho visto che in linea c'è qualche professionista del mondo dell'alimentazione che può darci qualche suggerimento in più. Buonasera Pippo, buonasera Rosaria. Quindi abbiamo chiuso questa prima parentesi, cioè abbiamo capito che quando l'alimentarista, il nutrizionista, il dietologo mi dà l'alimentazione, quella va bene, perché la sta calcolando in base a quelle che sono le mie esigenze caloriche. Gli yogurt sono sempre latticini, posso... Allora, tutto ciò che uso comunque in modo smodato fa male, se lo uso in modo contenuto, anche se fa male, normalmente perché è un alimento che non fa bene, comunque alla fine... sono anche gli eccessi che portano alla distruzione. Un cucchiaio di zucchero nel caffè è un conto. Mangiare un chilo di dolci al giorno che è pieno di zuccheri, farina bianca, eccetera, eccetera, fa male. Anche il sale dell'Himalaya non va bene. Il nostro organismo ha bisogno di sale. Il sale bianco ultra raffinato fa male perché è raffinato. Se fosse sale di salgemma o sale di sale marino, quello che si vende nelle saline, in quantità, in grandi quantità fa male lo stesso, ma il nostro organismo di un tot al giorno di sale ha bisogno. Però è quel tipo di sale, sale che è raffinato, è lavorato, c'è cioè dentro addirittura sono delle scorie di vetro, cioè fa male perché sono quei prodotti che sono raffinati chimicamente e la raffinazione li porta a diventare nocivi. La mia alimentazione è ricca di latte e formaggi, sto goiata come si dice a Napoli. Sì, purtroppo sì, latte e formaggi sono da eliminare, ma almeno da limitare fortemente, limitare a un giorno a settimana, limitare a piccoli quantità. Non esageriamo stasera, io vi sto dando dei piccoli suggerimenti, grazie, non andiamo su cose catastrofiche. Infatti pochissimo di tutto non fa male, perfetto, è il bilanciamento che fa bene. Allora io voglio passare alla seconda parte, quindi detto che quando mangio, nonostante ho da fare una dieta, da fare un'alimentazione, l'ho scelta io, l'ho accettata perché... se me la impongono addirittura non funzionerà mai. Se qualcun altro che mi impone di stare a dieta, io a mio figlio impongo di fare la dieta non funzionerà perché sarà una costrizione. Tutte le cose che io faccio in modo costretto hanno l'effetto molla, avete presente? Io le spingo, ma la molla come la lascio scatta. È come mettere il cane in gabbia. E quando lo libererò farà delle stragi, farà dei danni esagerati. Se invece nella libertà, chiaramente la vive quella libertà. Quindi tutte le cose forzate non vanno bene. Deve essere accettata. Questo regime, questa logica, questa variazione nello stile di vita deve essere accettato da chi decide di farlo. Detto questo, l'alimentarista, il nutrizionista mi dà la dieta, io la faccio, funziona. Perché non funziona? Perché non la faccio. Perché non la faccio? Perché scattano dei meccanismi che non sono razionali, sono legati a delle compensazioni. Compensazioni che innanzitutto nascono da quando siamo bambini perché ci vengono imposte dai genitori, dalle persone care, da uno stile di vita che non è sano, quindi compenso e questa compensazione me la porterò per la vita. Da grande mi manca papà, mi manca l'affetto del genitore, mi manca l'affetto della mamma perché non l'ho avuto da piccolo ed è stato compensato con l'alimentazione. Da grande ogni qualvolta mi mancherà l'affetto, una carenza di affetto l'andrò a compensare. Chiaro questo passaggio? È fondamentale che sia chiaro. Ok, se no qua non si mangia più, dice Giovanna. Infatti pochissimo, chiaramente sì, ma va bene mangiare, cioè nessuno dice che non bisogna mangiare, attenzione, è la cosa più sbagliata del mondo. L'importante è capire che quando la dieta non funziona, non è perché la dieta non funziona, ma perché scattano delle compensazioni di tipo inconscio. Adesso andiamo a vedere quali sono le compensazioni. Allora, prima di entrare in quelle che sono le 12 tipologie di fame emotiva, come ci racconta il dottor Gold nel suo libro Shrink Yourself, che io ho trattato in vari video che ho pubblicato su YouTube, dove cerco di far arrivare quali sono le logiche che sono dietro le compensazioni emotive, andiamo a vedere due o tre concetti che vengono sviluppati nel mondo della ricerca, dell'ipnosi, per andare a capire dietro le compensazioni cosa c'è. Per esempio, l'aumento di peso può essere un mezzo di compensazione punitiva. Cosa vuol dire? Coppia. Un litigio nella coppia, un litigio che si protrae, la donna si sente carente di affetto da parte del marito. Per punire il marito cosa fa? Inizia a mangiare in modo smodato, in modo tale da eliminare, da togliere al marito la bellezza del suo corpo. Quindi distorce il suo corpo, punisce il suo corpo
per punire il marito. Però non si accorge che in quel momento sta innescando un meccanismo che porterà lei ad avere un problema di obesità e che tornare indietro diventerà difficile, perché quell'ancoraggio che sta creando con il cibo sarà sempre più forte. Ogni qualvolta un'informazione a livello neuronale la vado a sviluppare più volte, la ripetizione di quell'informazione crea una rete, cioè ogni sinapsi, quindi ogni informazione, ogni comunicazione tra i neuroni crea una sinapsi, ogni sinapsi, quindi ogni comunicazione reiterata, quindi fatta più volte, crea una rete neuronale. Quella rete neuronale crea un'informazione stabile che passa nella memoria a lungo termine. Quindi, se io vado a creare quell'ancoraggio mentre punisco mio marito perché non voglio più essere bella per lui, quindi sto punendo lui, sto creando delle nuove reti neuronali che andranno a dare al mio corpo un'informazione che difficilmente andrò a disancorare, perché quell'ancoraggio l'ho creato ed è forte. Cosa si dice qui? Vediamo un po'. Che ci hanno combinato questi genitori? Purtroppo sì, è la mancanza di informazione, gli errori che dobbiamo cercare di evitare noi. Perché dobbiamo essere informati? Per evitare di fare gli stessi errori che i nostri genitori magari hanno fatto inconsapevolmente, non sapendo con noi. Dobbiamo stare attenti. Quindi, non mi piacciono i dolci, sarà una incompensazione, può darsi. Allora me la prenderò col mio compagno, dice Cinzia. Sì, quindi se io vado a usare l'aumento di peso per punire un altro, non sto facendo male all'altro, perché magari lui se ne cerca un'altra, ok? Sto punendo me, sto facendo del male a me, perché quell'informazione che si ripete creerà un'informazione stabile che per poterla poi togliere e tornare indietro diventerà molto molto difficile, razionalmente impossibile. Dovrò ricorrere a dei meccanismi diversi e ci arriviamo tra poco. Oppure, per esempio, potrebbe essere la risposta a delle convinzioni personali. Non mi sento apprezzato, non mi sento presente, non mi sento valorizzato, non mi sento visto, non mi sento importante. Quindi cosa faccio? Faccio accrescere il mio corpo per poter dare forma a quella che è l'idea che gli altri non hanno di me secondo me. E mi sto facendo del male anche lì, perché mi faccio soltanto del male, non cambio il pensiero dell'altro. O addirittura potrebbe essere un meccanismo vincolante che mi blocca, cioè per la paura di cadere in trappole, in tentazioni o in abitudini che non ritengo valide o opportune per la mia persona, cosa faccio? Accresco il mio corpo, il grasso farà da zavorra per evitare che io mi muova verso una direzione che ritengo sbagliata. Ma anche lì sto facendo del male a me, perché per il meccanismo della molla, come dicevamo, non sto risolvendo il problema, perché più mi vedo grasso e più mi sento libero di esibire il mio corpo senza ritegno. Perché se con un bel corpo magari so di essere osservato, con un corpo che non è più piacente, so che nessuno darà adito a quel mio corpo, è sempre un meccanismo inconscio. Quindi che succede? Che se prima mi davo dei limiti, con un corpo non piacente abbatto tutti i limiti. Infatti, se fate caso, le persone un po' più in carne sono persone che hanno sempre meno limiti e sono quelle che magari in pubblico ad una festa sono quelle che ballano, che si danno da fare, si divertono senza farsi tanti problemi. Addirittura c'è un caso storico dove una insegnante che era in carne si presenta nuda alla lezione di disegno, prestando il suo corpo come soggetto da disegnare. Perché? Perché ormai rompo tutte le barriere, arrivo a dei limiti, a dei punti dove non ho più limiti, non ho più barriere, per questo meccanismo compensatorio, cioè effetto molla. Da un lato inconsciamente vorrei mettermi dei freni con il peso, ma dall'altra parte scateno l'effetto contrario. Scusatemi se ogni tanto ancora un po' di tosse, vi chiedo ancora scusa per aver fatto saltare la diretta 15 giorni fa, ma la domenica mattina parlavo, la domenica sera ero senza un filo di voce, non usciva neanche un suono. E ancora, vedete, non ho risolto del tutto, va bene. Detto questo, io partirei con quelle che sono le 12 tipologie di fame emotiva del dottor Gold. Partiamo subito con il tipo 1. Il cibo è il mio ciuccio per adulti. Se la fame si manifesta con l'emergere di una manifestazione di rabbia, di ansia, noia, solitudine, un'emozione,
Da bambino cosa mi si dava per potermi calmare? Lo diceva prima una di voi, non mi ricordo chi l'ha detto in particolare. Siamo fatti complicati, sì, siamo complicati, Giovanna, ma siamo molto complicati, più di quanto possiamo immaginare. Raro caso, 1,50. Non ho capito, Maria Grazia, cosa vuol dire raro caso 1,50? Forse mi davano i soldi per farmi calmare? No, a me non è mai capitato. Magari o del cibo o due schiaffi. Quindi lo dicevamo prima, lo dicevate prima, per potermi far calmare mi si dava il ciuccio, cioè il cibo molto spesso era addirittura la compensazione, la sostituzione del ciuccio. Quindi se questa fame mi si scatena dopo un attacco di rabbia, ira, depressione, ansia, eccetera, il cibo, per il meccanismo 1, la prima tipologia della fame emotiva, è appunto il cibo e il mio ciuccio per adulti. Cioè, invece di prendere il ciuccio quando ero piccolo, oggi mi ingurgito. Elga mi dice: ti devo consigliare un buon medico per la tosse. Sì, mi ingurgito di cibo perché il cibo sta compensando, sta calmando una serie di ormoni che sto producendo in quella fase e quindi va a calmare quel meccanismo a livello emozionale. Ed è la prima tipologia. Quindi, se ho degli ancoraggi di un certo tipo, quando mi arrabbio, quando mi arriva un momento di depressione, quando mi arriva un momento di ansia, un momento di noia, compenso con il cibo. Quindi quando è che arrivano questi momenti eventualmente solo in una fase particolare della mia vita? Di giorno dove sono impegnato e corro dietro al lavoro magari? O la sera quando sono a casa e mi sto rilassando? Domanda retorica? Quindi ci spieghiamo perché è più facile che la sera, quando tutti sono tranquilli, metto le mani nel mobile dei biscotti o nel cioccolato? Perché quello è un momento in cui si calano le difese, si abbassano le barriere, quindi della razionalità, e vengono fuori le emozioni, vengono fuori quelle che sono l'ansia, il nervosismo, bla 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 bla, e quindi vado a compensare. Maria Grazia, Pippo Favara ha detto non ha problemi alimentari, gli ho risposto se uno su 50, ah ok, scusami, non avevo capito. Se uno su 50 di noi che siamo qui, rimedio naturale, acqua calda, succo di limone, miele e cannella. L'ho fatto, Sabrina, grazie, continuerò a farlo. Dicevo appunto con una mia amica, un medico poco fa, che questa ripresa questa volta è stata bella tosta, la batosta, che fa anche rima. Vabbè, ma non fa niente, non ci fermiamo, non ci abbattiamo, andiamo avanti, tanto passa. Andiamo alla fame di tipo 2, fame emotiva tipo 2. Mi difendo riempendomi. Si reagisce così quando gli altri discutono con noi. Se ho un battibecco con qualcuno, con il mio socio, con mia moglie, con mio figlio, con gli amici, questa discussione, questo modo di approcciarmi con le tensioni nelle relazioni è una compensazione, e quindi il cibo evita di sentire il dolore del rifiuto, del essere preso per scontato, essere sminuito, del battibecco che ho fatto. Quindi non fa altro che calmierare quella mia emozione. Quindi si reagisce con la fame, quindi con questo stimolo di fame, con questa reazione, per andare a compensare il battibecco che si è fatto. Quindi il cibo è il mio riempimento, cioè va a riempire il vuoto che si è creato con quella mancanza che viene fuori dal battibecco. Mi sento non considerato come dovrei, perché magari mia moglie o mio marito non mi ha dato il giusto valore, nasce il battibecco, quel mancato valore lo vado a riempire con il cibo. Andiamo alla tipologia numero 3. Il cibo è il mio unico amico fedele. Quando ho bisogno di mangiare lo avverto nelle relazioni strette, specialmente quando sono con un amico intimo e magari mi fa una buttazione, magari si comporta male con me in modo inaspettato. A quel punto cosa cade? Cade quel rapporto, cioè è il mio migliore amico, è la persona sulla quale posso contare, ne ho pochi, gli amici si è sempre detto si contano sulle dita di una mano, ma questo anche con un parente stretto, eccetera eccetera. Se da quella persona mi arriva un'azione particolare, la compensazione è: non ho amici, il cibo è il mio unico amico fedele, perché quando ne ho bisogno c'è. Giovanna mi dice sì, ma poi
dopo che ci si riempie si sta male, appena si prende coscienza, sicuramente sì, è perché è una reazione inconscia, in quel momento reagisco così, immediatamente dopo quando mi accorgo che cioè, torna la razionalità, cosa ho fatto, perché l'ho fatto, eccetera, eccetera. Male davvero, sì. Purtroppo è così, purtroppo è così. Tipologia 4. Quando mastico riesco a non sentire il mio critico interiore. Perché? Perché si tende a diventare ipercritici nei confronti di se stessi, a volte ci si etichetta da soli. Quando da piccoli ci viene detto che siamo degli stupidi, siamo dei cretini, siamo dei pigri, siamo dei perdenti, capita? Si mina la nostra autostima. Con i figli mai parlare con un linguaggio del genere. Dobbiamo fare in modo che la sua autostima cresca, perché se mina la sua autostima dicendogli queste cose, se le porterà dietro da adulto e da solo si sarà convinto di essere incapace, di essere incompetente, di essere cretino, di essere stupido. A quel punto, per evitare di sentire quel critico interiore che c'è ormai un fisso nel mio orecchio inconscio che mi dice queste cose, me le autodico, è il mio critico interiore, quindi sono io, è una parte di me che me le dice, il mangiare, il ruminare, quel rumore mi permette di non sentire il critico interiore perché la concentrazione, la focalizzazione va sul cibo e quindi mi faccio del male, sto andando a fare compensazione facendomi del male. Tipo 5, non ho l'amore però il cibo, se la fame arriva perché le nostre relazioni intime non sono soddisfacenti, ho rapporti nei quali non ho una buona qualità, manca la fiducia in quel rapporto, manca la sicurezza in quel rapporto, quel divario, quel vuoto che si sta creando lo compenso con il cibo. Non ho l'amore, ho il cibo che mi compensa quel vuoto. Quindi ancora una compensazione emotiva forte, importante. Dice Tina, è proprio capitato così e mi risuona ancora, purtroppo. Guardate, tutte le cose che vi dico, man mano che ve le dirò, a volte possono far male, perché ci portano indietro nel tempo a ricordi che risalgono, risuonano, come diceva appunto Tina. E magari dico questa cosa e mi viene in mente quando mia mamma mi diceva sei un cretino. E molto spesso i genitori non l'hanno fatto neanche volontariamente, chiaramente, perché non avevano le competenze per poter capire certi discorsi. Tutto si muoveva in modo molto molto più istintivo, senza pensare neanche a quello che si diceva. Anche il pestare un proprio figlio non è una cosa ottimale, ma quanti di noi hanno preso una marea di botte da piccolini? Se li portano ancora dietro quei traumi che hanno vissuto in quella fase, chiaramente hanno creato degli ancoraggi che vanno sciolti, che fin quando non sciolgo un ancoraggio, l'abbiamo detto prima, non risolvo il problema. Quindi questo deve essere chiaro: quando c'è un ancoraggio emotivo, c'è un trauma, una compensazione in atto, non risolvo il problema fin quando non vado a scioglierla. Se non vado a risolvere il problema a livello inconscio, razionalmente non ci arriverò mai, e quindi ogni volta che farò la dieta tornerà sempre lo stesso discorso, andrò sempre lì a compensare. Siamo tutti vittime di altre vittime, infatti purtroppo è così. Quindi la compensazione, non ho l'amore ma ho il cibo. Ancora, il cibo non può riempire le parti mancanti del mio passato. Se ci si sazia per compensazione di privazioni vissute nell'infanzia o lo si fa per dimenticare il passato, cioè da bambino mi è mancato l'amore, ok, perché i miei genitori non c'erano mai, oppure un genitore è stato male e non è stato presente perché ha avuto un problema, una malattia, oppure un genitore era sempre fuori per lavoro, quella mancanza io da adulto la vado a compensare. E compenso cosa? Una mancanza avuta nel passato che mi ritorna ancora oggi. Quindi mancanza avuta all'età di 5 anni torna oggi a 46 anni e ogni volta che mi arriva quella mancanza così lontana, così pregressa, arriverò a mangiare perché devo riempire quel vuoto. Quindi, chiaro quanti meccanismi strani e così profondi, è proprio così, purtroppo le carenze le colmiamo con il cibo. Buonasera Sara, buonasera Stefania, quanti disastri con le migliori intenzioni, sì. Come facciamo a sciogliere l'ancoraggio? Ci arriviamo, Tina, Antonella, nella fase 3. Nella fase 3 parliamo proprio di questo. Andiamo alla tipologia numero 7. Non dirmi cosa devo mangiare. Perché si vuole affermare la propria indipendenza, perché si vuole affermare la propria forza di fronte a qualcun altro che ci dice magari qualcosa. Quante volte dite a vostro figlio di evitare di mangiare le cioccolate, le schifezze, e lui, proprio perché gliel'avete detto, lui mangia le schifezze di nascosto. Perché? Perché a parte che il nostro cervello non recepisce la negazione, se io adesso vi dicessi, concentratevi un attimo sullo schermo e guardatemi,
Non pensate a un elefante rosa, non pensate a un elefante rosa, non pensate a un elefante rosa. Cosa stavate pensando? Scrivetemelo. Aspetto la risposta. Vabbè, noi siamo un po' in differita, mentre io parlo dopo qualche minuto arrivano le cose. Intanto stavate pensando sicuramente all'elefante rosa. Il nostro cervello non recepisce la negazione, quindi già se mi dicono di non fare una cosa, il cervello ci va direttamente e poi la fa. Infatti l'elefante rosa è arrivato un po' in tutti voi. Quindi se io dico a mio figlio di non mangiare le briochine e lui vuole affermare la sua indipendenza e dire ma perché mi dici quello che devo fare? So io quello che devo fare. Per ripicca, per contrasto, per affermare la sua indipendenza, inizierà a mangiare briochine. Quindi il cervello non recepisce il non, ho portato l'interessato su argomenti ai quali non sarebbe arrivato magari, e seppure ci stava già, perché già lo stava facendo, il mio dirglielo l'ha messo in condizione di continuare a farlo in modo più forte. Quindi è lui che lo dice a me di non mangiare le porcherie, il figlio, ben venga, ok? Viva l'elefante rosa, perché tutti ci hanno pensato. Sì, tutti con l'elefante rosa, tutti quanti in linea. Quindi mai imporre, dobbiamo fare in modo che le persone ragionino e volontariamente scelgano. Più che dire quello che non devono fare o quello che devono fare, aiutiamole a ragionare. Sei consapevole delle conseguenze mangiando queste cose? Sei consapevole? È quello che vuoi? Vuoi mettere peso? Ok, oppure andare a capire quali sono le motivazioni per le quali lo sta facendo, e questo molto spesso non riusciamo a farlo da soli perché serve l'aiuto di un professionista. Benissimo, allora, tipologia numero 8, sono troppo occupato a mangiare per prendermi un rischio, quando praticamente non voglio affrontare delle responsabilità in famiglia, sul lavoro, di fronte a delle nuove sfide, dei nuovi compiti, magari diventando papà. All'inizio della vita di coppia, nel momento in cui divento papà, quel nuovo compito, quella nuova sfida, crescere un figlio, è una cosa forte, importante, ma a quel punto quella nuova sfida potrebbe essere così forte, così potente, da non volerla affrontare. Quindi mangio perché il mio mangiare, inconsciamente, sono meccanismi inconsci, non sono razionali, perché razionalmente non hanno senso. Inconsciamente si innescano questi meccanismi. Quindi il mio mangiare mi distrae, sono troppo impegnato per mangiare, per affrontare questo compito, come se fosse l'ultima delle cose, no? Molto spesso sono compiti anche importanti, ma io scappo da questi compiti. Ancora, tipo 9, tipologia numero 9. All'amore preferisco il cioccolato. Ebbè, questa è una tipologia molto frequente e poco riconosciuta, perché anche quando viene fuori poi vi dirò come facciamo per farle venire fuori, la persona dice no, io no, questo problema non ce l'ho. Invece di affrontare l'altro sesso, per la paura di mettersi in gioco con l'altro sesso, di affrontare l'altro sesso, di essere attraenti nei confronti dell'altro sesso, mangio il cioccolato, perché il cioccolato mi compensa, mi sazia, mi dà quel qualcosa di dolce, ma soprattutto mi rende non piacente. Sto rovinando il mio corpo, perché se rovino il corpo non sarò piacente, non sarò approcciato dall'altro sesso e quindi eviterò quel qualcosa di cui ho paura. Quindi è complesso questo, però è molto molto frequente. Ancora, tipo 10, uso il mio corpo come un campo di battaglia. Alcuni mangiatori emotivi assumono cibo per ripagare chi ha fatto loro del male. Quindi si torturano, si fanno del male perché in un lontano passato qualcuno mi ha fatto del male, il mio corpo ormai è un campo di battaglia, e per elaborare quei rancori antichi, vecchi, quanto il mondo magari, perché sono cose di 30, 40, 50 anni fa, mi abbuffo per vendicarmi o per controllare la rabbia che ho nei confronti di quella persona. Siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda le tipologie di fame emotiva. Tipo 11, non intendo crescere, si mangia per sentirsi spensierati come un bambino. Il bambino cosa fa? Mangia. E quindi è concentrato su quello, ma il bambino non pensa a quello che sono i suoi compiti, perché da bambino non ha compiti importanti, lui si dedica a fare quello che vuole. La spensieratezza del bambino a volte la vado a mettere in gioco attraverso un mangiare smodato. E la tipologia numero 12, segretamente ho paura di essere magro, si mangia troppo perché consciamente o inconsciamente si ha paura di dimagrire.
Lo si fa per evitare la paura del cambiamento, perché il cambiamento dovrebbe portare motivazione, ma molto spesso porta paura. Tutto ciò che è nuovo da affrontare è più scomodo di ciò che già sto facendo. Stare nella propria zona comfort, anche se non ci sto bene, a volte è più conveniente di uscire dalla zona comfort, andare allo scoperto e fare qualcosa di nuovo che non conosco e quindi non so quali conseguenze potrebbe portarmi. Quindi sono grasso, vorrei diventare magro, ma non divento magro per paura, quindi vorrei diventare magro razionalmente, ma per paura non lo faccio perché fondamentalmente non voglio davvero diventare magro. Quindi questa paura me la porto dietro e mi perseguita per tutta la vita. Allora, detto questo, chiudiamo la fase 2, passiamo alla fase 3. È chiaro il perché molto spesso non riesco a dimagrire? Vi sono un po' tornate alla mente razionale alcune logiche che non consideravate ma che stanno diventando reali? Qui ho bisogno del vostro feedback, perché dobbiamo andare alla fase 3. Datemi il vostro feedback, fatemi capire se questa fase possiamo chiuderla. Quindi fase 1, si può essere un tipo misto? Certo che sì, possono esserci anche più compensazioni e quindi chiaramente più nodi, più eventi, anche dei traumi che hanno creato poi quel meccanismo compensativo o compensatorio. Dobbiamo andare a capire quali. Quindi fase 1, noi creiamo già da bambini degli ancoraggi negativi che ci portiamo dietro per tutta la vita. Finché non togliamo gli ancoraggi non riusciamo a risolvere il problema. Quindi vado dal dietologo, vado dal nutrizionista, mi faccio fare l'alimentazione, non la seguo, non ci riesco a seguirla perché ho dei meccanismi inconsci che mi mettono in condizioni di scattare, di sgarrare, di andare fuori dai paletti, di far partire delle compensazioni inconsce che non riesco a controllare razionalmente. Quindi fase 2, quali sono i meccanismi compensatori? Li abbiamo visti, sono di vario tipo. Secondo questo concetto, questo protocollo, ci sono queste 12 tipologie di fame emotiva. Ci sono tanti altri studi fatti in questo ambito e potremo andare avanti per tutta la serata, ma non è questo adesso il meccanismo che dobbiamo comprendere. Cioè capite per sommi capi quali sono le logiche, ve le ho volute dare per far risalire in voi dei ricordi che vi iniziano a far capire cosa c'è dietro e quanto sia molto più profondo di quello che possiamo immaginare razionalmente. Quindi ho ragione su tutto, io vi ringrazio, siamo arrivati su 5 di 10 eccetera eccetera. Non la segui mai, mi sono ritrovata almeno 4-5 tipi, perfetto. Allora, detto questo, fase 3, come faccio ad andare a capire quali sono i meccanismi compensatori e soprattutto come faccio a sciogliere questi nodi? Qui entra in gioco l'ipnosi. Perché quindi l'ipnosi mi può essere d'aiuto? Non perché con l'ipnosi non mangio più. L'ipnosi non è il mezzo che mi fa dimagrire. L'ipnosi è il mezzo che mi permette di seguire l'alimentazione perché va alla fonte. Va alla fonte, mi aiuta a capire quali sono i nodi da sciogliere, me li fa sciogliere. Una volta sciolti i nodi, vado a lavorare su tre fronti con l'ipnosi. E andiamo un attimino in quello che è il protocollo ipnotico. Fase 1 dell'ipnosi. Devo andare indietro nel tempo, devo andare in regressione. Quindi con l'ipnosi regressiva vado a scovare le motivazioni, che possono essere motivazioni che ricordo anche e che però razionalmente non riesco a sciogliere, ma andandoci in ipnosi, andando in uno stato molto più profondo, anche se l'evento lo ricordo, attraverso ipnosi e tecniche di programmazione neurolinguistica, cambio il senso a quell'evento. Facciamo degli esempi pratici. Da bambino mia mamma ogni volta che piangevo mi dava il cioccolato e lei se ne andava, quindi mi mancava la mamma, io volevo l'abbraccio, lei mi dava il cioccolato ha sostituito la mamma. Bene, andiamo indietro nel tempo, andiamo in regressione, andiamo a quel momento in cui la mamma mi dava il cioccolato e cambiamo il senso a quell'evento. Sciogliamo il nodo, facciamo in modo che il cioccolato non prenda il posto della mamma e che abbia il suo posto, il cioccolato è cioccolato, non compensi più l'emozione. Fatto questo, torno al qui ed ora, quel meccanismo compensatorio è sparito. Chiaro? Quindi questa è la prima fase. L'ipnosi in prima battuta fa questo. Esiste un protocollo in ipnosi, sono 8 sessioni per le quali si va a lavorare per poter risolvere il problema. Quindi in prima battuta trovo il nodo, lo sciolgo, cambio il senso a quell'evento, elimino il meccanismo compensatorio. Fase 2, lavoro con l'ipnosi per cambiare le stimolazioni, perché non è semplice modificare l'approccio con il cibo,
perché ho creato delle reti sinaptiche, delle reti neuronali nuove, che quindi hanno ancorato un nuovo messaggio a livello fisiologico. Considerate che tutti i messaggi che passano nella memoria a lungo termine modificano fisicamente il nostro ippocampo. Sono stati fatti degli esperimenti con i tassisti londinesi, che sono gli unici al mondo che viaggiano senza utilizzare il navigatore. Loro memorizzano a memoria quindi le strade di Londra, che sono molto complesse. Risonanza magnetica al cervello di un tassista londinese, risonanza magnetica al cervello di un tassista italiano, i due cervelli sono diversi nell'ippocampo. L'ippocampo del tassista inglese è più grande dell'ippocampo del tassista italiano. Perché? Perché l'ippocampo è dove vengono messe le informazioni della memoria a lungo termine. Quindi, se memorizzo le mappe e quindi creo una nuova rete sinaptica di tutte le mappe di Londra, queste mappe vanno a modificare fisicamente l'ippocampo. Di conseguenza, la stessa cosa accade quando io, per punire mio marito, ingrasso, creo una nuova rete sinaptica, sì, vado indietro in regressione, sciolgo il meccanismo inconscio, quindi non do più lo stesso senso all'ingrassare, ma ho tolto il senso, ma mi rimane la fame, perché ho creato una rete sinaptica dove il cibo ormai per me fisiologicamente ha un valore diverso, non soltanto a livello inconscio. Quindi, con l'ipnosi vado a modificare queste cose. Quindi, nodo gastrico con l'ipnosi, facendo in modo che mi passi la fame molto più velocemente, meccanismi che mi permettono di masticare più lentamente, meccanismi che mi permettono di bere più acqua, meccanismi che mi permettono di cambiare il senso al cibo, cibo uguale soddisfacimento della fame, non più compensazione. Quindi, in questa seconda fase vado a modificare alcune cose proprio nelle abitudini. Nella terza fase, a livello ipnotico, vado a lavorare per far sì che l'ipnosi possa modificare fisiologicamente il corpo. Perché noi siamo capaci, noi esseri umani, di modificare il nostro corpo attraverso il pensiero. Se penso a livello razionale, chiaramente il cervello mi fa una risata, sì, modifica questa cosa. Ieri sera ne parlavo con una persona. Racconto sempre l'evento che mi è successo in Thailandia quest'anno, dove praticamente mi ero fatto male al piede, alla gamba, e con l'autoipnosi ho ricostruito la gamba. Quindi già questo è un meccanismo importante. Io sono riuscito in 21 giorni a ricostruire una parte dove ci sarebbero voluti 3 mesi per ricostruirla. Ma sono andato oltre perché ho un vezzo, cioè io qui dietro ho pochi capelli e ne tenevo molti, molti in meno. E dissi con il mio parrucchiere: quasi quasi quest'anno vado in Turchia, ma non per mettermi i capelli per fare il giovanotto, non me ne frega niente, ma per riempire questo vuoto con la stessa logica di come ce li ho qua, un po' diradati, ma non mi interessa, è solo per chiudere questo buco qui. Ve lo faccio vedere se si vede in telecamera, non lo so se si vede. Comunque, vado in Thailandia, dopo aver fatto questo lavoro con il piede, ho detto: se sono capace di modificare il piede, ho chiuso la cicatrice, sarò anche capace di chiudere, di far crescere i capelli. E ho iniziato a lavorare in autoipnosi e in più con una mia amica, con Deborah, che è una telepata, ci siamo concentrati in un lavoro di sessione di ipnosi telepatica, proprio concentrandoci su vedere i capelli crescere. E l'abbiamo fatto per tutta la settimana, l'ultima settimana in Thailandia. Io non mi vedo dietro cosa accade. Sono tornato e sono andato dal parrucchiere a mettermi a posto sui 4 peli che ho. Quando sono tornato mi fa: ma sei stato in Thailandia o in Turchia? Ma come in Turchia? Perché dici in Turchia? No, perché mi dicessi volevo andare a fare il trapianto. Sì, ma non ci sono più andato. Ma come non ci sei andato? C'hai i capelli. Che dici Gianni? Impossibile. Io sono andato in Thailandia. Mi venne in mente che ci avevo lavorato. Con l'autoipnosi sono riuscito a far crescere i capelli. E ieri sera ho guardato a confronto due foto, una di 2 anni fa, in un video dove ho fatto una dimostrazione di ipnosi ad Ariano Irpino. E in un altro video di oggi, di adesso, perché quando lavoro da dietro mi prendono ed è la cosa che non mi piace, far vedere questa macchia, a confronto la macchia si è riempita, ancora ce ne vorrebbero un po', ma da com'era, com'è, c'era un vuoto enorme, oggi sono ancora un po' ridiradati, ma sono riuscito a creare, a far ricrescere i capelli. Detto questo, con l'ipnosi cosa si fa? Si va a lavorare proprio sul corpo, sull'immagine ideale, su quella che è l'immagine che vorrei, e lo faccio in modo molto profondo, quindi in ipnosi profonda. Il nostro inconscio modifica il corpo. Con l'ipnoestetica si riesce a modificare il seno, i glutei, le gambe, si può modificare qualsiasi parte del corpo. In quella fase noi lavoriamo soltanto sul raggiungimento dell'immagine ideale, quindi per fare in modo che il mio corpo cambi, si modifichi,
perché in ipnosi io lo vedo diversamente, lo vedo come lo vorrei. E quindi, portando avanti questa cosa, il mio corpo cambia. Cambia perché ho sciolto il nodo e non ho più le compensazioni emotive, per cui non mangio più in modo smodato. Cambia perché inizio a cambiare lo stile di vita, cioè mangio più lentamente, bevo più acqua, mi alimento in modo sano, il cibo cambia senso per me, prende un'altra logica. E cambia perché lavoro sul corpo e in ipnosi modifico il mio corpo e faccio in modo che abbia una forma diversa. Detto questo, è chiaro anche il perché quindi l'ipnosi può essere importante ed utile nel controllo del peso? Con questo avremmo chiuso la fase 3, però parte il momento delle domande. Vedo se ce ne sono già fin qui, altrimenti lascio a voi la parola per chiedermi delle cose. Avrai molte clienti da ora in poi, mi dice Giovanna. Beh, io sono disponibilissimo, senza problemi. Subito in regressione. Wow, già fatto, mi dice. Grazie ragazze, prima a me. Buonasera, oddio. Allora, ci sono domande? Questa parte la voglio davvero dedicare a rispondere alle vostre domande. Ho cercato di essere il più chiaro e più semplice possibile. Cioè, ho fatto proprio degli esempi, ma rivengo anch'io. Iponestetica, wow, non userò più macchinari sulle mie clienti, io che ho un centro estetico. Iponestetica è straordinaria. Ci sono aspetti positivissimi e un aspetto meno positivo, che è la continuità delle sessioni, perché per poter fare questo tipo di lavoro bisogna farlo tutti i giorni in modo costante. Non posso pensare di modificare il segno di due taglie con una sessione, è impossibile, perché tutto ciò che fai a livello inconscio non è il bisturi che taglia e mette o taglia e toglie, no, è una modificazione molto lenta, perché è il mio inconscio che sta modificando il mio corpo. Quindi è una modificazione lenta, ma reale, vera. Quando il capello cresce è perché sto riattivando il bulbo pilifero sotto la cute con l'ipnosi e mi spinge fuori un nuovo capello. È chiaro che ci metterò una settimana, li ho riempiti, se avessi continuato a farlo, non lo sto più facendo, non ne ho il tempo onestamente, ma se avessi continuato a farlo, ci sto anche pensando di riprendere, proprio di creare un risultato oggettivo, perché tanto si vedrebbe, per poterlo dare come dimostrazione. La mia gamba è già una dimostrazione. Vi faccio vedere una cosa, se ci riesco. Allora, vediamo un po' se si vede. Ok, vedete questa cicatrice da qui a qui? Ok, qui è dove mancava la carne, era quasi l'osso fuori. Sono scivolato per vari metri sull'asfalto e si è consumata questa parte. Qui, cioè, era osso, sangue mischiato con brecciolino infilato dentro. Questa cicatrice in ospedale mi dissero ci vogliono almeno 3 mesi e soprattutto in una zona come la Thailandia, che non è nota per la sua pulizia, ma anzi il contrario, mi consigliavano di andare via, perché fondamentalmente ci sono batteri diversi da quelli che abbiamo noi in Italia, non ci sono gli antibiotici che usiamo noi, quindi fondamentalmente con quei tempi la mia vacanza durava ancora un mese, ero stato lì già un mese, avevo fatto tutto un lavoro di ipnosi su dei clienti, avevamo creato con Mary Criscione la telepata, una tecnica che abbiamo poi sviluppato e stiamo portando avanti. Era stata una parte dove c'era stato studio, lavoro, eccetera. Mancava l'ultima parte, che era proprio la parte delle vacanze. E questa cosa non mi piaceva assolutamente. Volevo godermela. E 3 mesi per riabilitarmi, non potevo andare in acqua per il batterio corallino con le ferite, cioè la cosa non mi piaceva. Però anziché buttarmi giù ho pensato di provare, ho detto proviamo, se ci riesco mi godo poi la vacanza, e ci sono riuscito, perché così facendo siamo riusciti in 21 giorni a cicatrizzare il tutto e mi sono fatto gli ultimi 15 giorni tutte le isole che avevo previsto, quindi la vacanza è andata a buon fine. Detto questo, quindi è possibile, davvero possibile, ne ho la prova, l'ho fatto su di me, e quindi davvero si può fare, ma lo facciamo con tanti clienti. Ok, farlo su un cliente non ne hai la prova, perché dovresti avere il cliente che viene a dirtelo, no? E quindi parliamo di cose un po' delicate, la privacy è quella che è, ma quando poi su di me ha funzionato, vuol dire che c'è la prova vivente, no? Allora, il professore non usa più macchinario, che ti fa concorrenza. Vincenzo, mi sa che su di me devi lavorare in più campi, dice Simonetta, a disposizione, ha un sito internet, Facebook. Antonella, sì, facilmente mi trovate su Vincenzo D'Amato, psicologicamente su Facebook, è la mia pagina, e vincenzodamato.it è il mio sito.
Quindi niente, fondamentalmente è tutto possibile, tutto realizzabile, tutto si può fare. Bisogna soltanto affidarsi a dei professionisti che ci aiutano, perché poi attenzione, lo dico sempre questo, l'ipnologo non è colui che fa il miracolo, l'ipnologo è colui che fa da guida per attingere quelle potenzialità che già avete dentro di voi. Nessuno di voi è diverso da un altro, tutti abbiamo un potenziale straordinario che ci viene donato alla nascita, o meglio, prima. Perché noi quando nasciamo per un motivo, perché veniamo qui a fare un'altra esperienza, ma siamo la reincarnazione di un'anima che torna costantemente, viene qui ad evolversi. E abbiamo un potere creativo, un potere creatore più che creativo, perché possiamo tutto. Giordano Bruno lo diceva, lo misero al rogo per questo, perché era pericoloso quel pensiero, ma lo ha sempre detto. Ognuno di noi è capace di fare qualsiasi cosa. Quindi lavorare sul proprio corpo, attraverso quelle potenzialità, realizzare un cambiamento che sia interiore o anche esteriore sul nostro corpo è possibile, si può. E quindi se possiamo farlo, tutti possono farlo, bisogna soltanto crederci e metterlo in pratica. Ancora, grazie Francesca, gentilissima. È tutto molto interessante, io ho una grande forza di volontà, se inizio un percorso lo porto avanti fino alla fine. Sono un po' militare. Elga, mi fa piacere perché quando c'è buona forza di volontà, il percorso si porta avanti. Ma quante volte si porta avanti con forza di volontà e con sacrificio un qualcosa che magari potrebbe essere fatto senza sacrificio? Perché, signori miei, mangiare in modo sano fa parte del gioco, è natura. È quando si mangia in modo smodato che non è normale. È lì che mettiamo in gioco qualcosa che non fa parte dell'essere umano. Quindi, anche lì, sì, lo faccio, anch'io lo faccio, però molto spesso lo faccio con sacrificio. Allora, se lavoro con l'autoipnosi o con l'ipnosi posso eliminare anche il sacrificio perché metto in moto quelle energie, quelle potenzialità che mi permettono di fare le cose senza soffrire. È meraviglioso, incredibile, io voglio provare, dice Giovanna. Allora, sono percorsi molto lunghi normalmente. Allora, il percorso per il controllo del peso normalmente dura 8 settimane, sono 8 sessioni, una settimana, che poi chiaramente quando si impara l'autoipnosi si possono ancora portare avanti attraverso l'autoipnosi, perché signori, l'autoipnosi è straordinaria. L'autoipnosi mi permette di lavorare su me stesso, di imparare quella tecnica che mi permette di andare in profondità per qualsiasi cosa. Sono stanco, sono nervoso, ho un obiettivo da raggiungere, voglio realizzare qualcosa di particolare, voglio modificare il mio corpo, voglio abbassare la fame, voglio eliminare il dolore per una perdita, voglio ho litigato e voglio calmarmi, voglio cambiare il senso a quel litigio. Vado in autoipnosi e vado a rivivermi la scena per come la vorrei. Quindi la mente razionale detta all'inconscio ciò che deve vedere. L'inconscio lo vede, lo prende per vero perché l'inconscio, ricordate, non distingue bugia da verità. Tutto quello che si vive a livello inconscio in ipnosi, l'inconscio lo prende per vero e me lo rilancia come suggestione. Quindi, quando io torno nella normalità, ogni qualvolta si verifica quella situazione, l'inconscio mi darà delle stimolazioni per farmi reagire in un certo modo. Quindi, se io voglio caricarmi di energia, quando sono in ipnosi, mi vedo carico di energia, quando torno alla normalità sarò carico di energia, anche se magari la notte prima non ho dormito. Chiaro? Quindi questo è il potere straordinario. Grazie Tina, buonanotte a te. Come si riconoscono i pensieri che fanno ingrassare o dimagrire per lavorarci in ipnosi? Lo si può capire con l'ipnologo, bisogna già saperlo. Allora, come dicevamo prima, quando parlavo della regressione, quello è il metodo. Se io già so cosa mi è accaduto, che potrebbe essere anche la verità, ma anche la bugia, perché io posso pensare che la mia fame emotiva dipenda da un litigio che ho fatto a 16 anni, razionalmente sono convinto di questo, vado in regressione, l'inconscio mi porta a una vita passata in cui morivo di fame. E quindi, siccome in quella vita c'era carenza di cibo, oggi compenso quella carenza di cibo mangiando in modo smodato. Mio nonno, quando era vivo, buon'anima in vita, mi raccontava che nel periodo della guerra hanno vissuto la fame e molto spesso per saziarsi, per sfamarsi, non saziarsi, andavano davanti ai maiali quando di notte non vedevano, ha fatto la prigionia in America, quando non li vedevano andavano davanti ai maiali a prendere le bucce delle patate che avevano lanciato i maiali e mangiavano quelle bucce di patate prese dalla terra. Era un momento particolare. Mio nonno ha sempre vissuto in vita una grande fame, li ha sempre mangiato tanto ed era anche fortunato perché non ingrassava neanche, era sempre molto magro. Però
però era una compensazione, razionalmente parlando, oggi con gli occhi di chi capisce cosa accadeva. Vederlo mangiare, cioè, 13 pizze, 11 pizze davanti al forno, ai tempi del militare, poi mi raccontava, dopo che era passata la parte della bufera, no? Cioè, usciti dalla guerra, sembrava assurdo, ma ha una logica, perché stava compensando. Cioè, prima non ho mangiato, ho sofferto la fame, ora che ce l'ho mi ingozzo e mi mangio in modo smodato. Quindi magari posso pensare che qualcosa che ho vissuto in questa vita, ma invece mi porto indietro in un'altra vita dove ho vissuto la fame. Non lo posso sapere, razionalmente posso immaginare delle cose, l'inconscio invece sa sempre la verità. Siamo divini e possiamo, sì, su questo non c'è dubbio. Dipende tutto da noi avere fede in se stessi, senza ombra di dubbio. Dottore, ogni sua diretta mi sublima sempre, grazie Maria, grazie, troppo gentile. Per ricostruire la tua pelle hai dovuto visualizzare la crescita. Sì, io immaginavo ogni sera in autoipnosi che la cicatrice si stesse ricomponendo, quindi la visualizzavo che cresceva la carne e che era sempre più piccola, sempre più piccola. Infatti ogni giorno proprio era questa la forma. Non guardate il gesto delle mani, non voglio essere scostumato, ma era questa la forma, vedete? Cioè si stringeva a vista d'occhio, non era poco poco, no. Toglievo le bende ed era molto più stretta. In 21 giorni si è cicatrizzata tutta. Ed era molto, avete visto quanto era grande la cicatrice. Pure mio zio in Germania mangiava bucce di patate, purtroppo sì. Erano in prigionia, non ricordo tutti i dettagli perché mi raccontava che ero molto piccolo. Seconda guerra mondiale ha fatto la prigionia con i tedeschi, però non mi ricordo dove erano stati portati, quindi in prigionia mangiavano le bucce di patata perché era l'unica cosa che potevano mangiare di notte rubandole ai porci. Cioè era veramente particolare il periodo, immaginate la gente che ha vissuto quella fase, che ancoraggi negativi ha creato, no? Cioè assenza di cibo, quando te lo ritrovi tu non puoi crederci. Fai l'indigestione di cibo perché finalmente ce l'hai, quindi mangi in modo smodato per compensare la carenza passata. Bene, allora io, se ci sono altre domande, sono ben lieto di soddisfare dandovi le giuste risposte. Se non ci sono altre domande, volgiamo al termine. Noi ci rivedremo di nuovo tra 15 giorni con un'altra diretta qui su Brigio Light. Io intanto vado avanti con i miei programmi, come ben sapete. Il mio obiettivo è sempre quello di divulgare, fare informazione e fare in modo che tutti possano comprendere un po' in più dei meccanismi che normalmente non ci arrivano, non perché non li vogliamo comprendere, perché bisogna andare a fondo e andare a studiare certi percorsi. Io cerco sempre in modo molto semplice, con parole semplici, di andare a risolvere, o meglio, di andare a chiarire le idee e fare in modo che tutti abbiano un'informazione. Antonella mi dice: questi ancoraggi possono essere tramandati anche ai parenti? Allora, noi portiamo sempre nel nostro DNA parte dell'informazione genetica del genitore maschio, scusatemi, e parte del genitore femmina. Quindi alcune informazioni ci arrivano, che o voglio o no, dai genitori, che a loro volta hanno prese dai loro genitori e così via. Quindi noi abbiamo un patrimonio genetico a livello informativo che arriva dalle due stirpi. Poi c'è tutto il resto che viene creato negli anni, cioè gli ancoraggi che da bambino mi vengono creati. Ciao Francesca, grazie a te e buonanotte. Mi vengono creati, grazie, buonanotte Cinzia, mi vengono creati dai genitori che mi danno la cioccolata per compensare, che mi danno il cibo per compensare, dalla società, dall'ambiente, dai valori, eccetera eccetera. E poi tutto quello che fa parte della mia cultura, quindi del mio patrimonio, quello che vado a costruirmi, può rafforzare o dissolvere alcune informazioni, anche se quelle più profonde, quelle legate ai valori, quelle legate al patrimonio genetico, sono quelle più difficilmente disancorabili. Devo veramente andare ad un livello profondo per andare a sciogliere quei nodi. Per capire come fare l'ipnosi, spieghi o come? Allora, l'autoipnosi posso impararla in due modi: o con delle sessioni dove insegno, quindi imparo, se vado ad imparare l'autoipnosi, oppure con dei corsi. Ce ne sono tanti in giro, però l'autoipnosi non la imparo da internet, sia chiaro questo. Cioè vedo tanti video per l'autoipnosi, sì, mi metto lì, magari sento la voce, magari arrivano le suggestioni, però se voglio imparare a farla non posso imparare seguendo il video, devo capire le logiche che ci sono dietro i meccanismi ipnotici, perché sono delle logiche, devo capirli. Quindi o faccio delle sessioni con un professionista che mi insegna, oppure partecipo a dei corsi dove viene insegnata la tecnica dell'autoipnosi. Noi stiamo facendo un master con l'Associazione Italiana Ipnosi in Ipno Mental Coaching, faccio tanti corsi
anche singoli in autoipnosi, in comunicazione ipnotica, in ipnosi di base, in comunicazione efficace. Quindi è possibile apprendere. Non voglio stare qui a parlare di quello che faccio, non voglio fare promozione, siamo qui a fare informazione, ma l'importante è imparare la tecnica. Posso imparare la tecnica e fare, metterla in pratica su di me, quindi fare l'autoipnosi costantemente. E una volta che l'ho imparata la porto avanti per la vita, devo soltanto abituarmi. Allora, grazie, è stata una diretta interessante, ci vediamo presto, buonanotte, buonanotte Giovanna, buonanotte Simonetta, Antonella, grazie infinite, è stata una diretta molto interessante che ho seguito con tanta curiosità, grazie e buonanotte, alla prossima diretta. Grazie mille Antonella, a questo punto io darei la buonanotte a tutti, sperando che sia stata davvero d'aiuto per chiarirsi le idee, perché l'obiettivo è quello di iniziare a comprendere un qualcosa a cui fino ad oggi non ci avevo né pensato né avuto mai gli strumenti per arrivarci. Quindi mi auguro che sia servita a questo. Qualsiasi cosa, sono comunque a vostra completa disposizione. Grazie a Gaetano, grazie a Bigio Light che ci dà la possibilità di divulgare l'informazione. Grazie a voi per il tempo che avete dedicato questa sera nel seguire questa diretta. Buonanotte a tutti, alla prossima.